per i giornalisti il problema non è sta fottutissima zingara, ma il ministro dell'interno. Il referendum sull'euro sarebbe un massacro, o stai dentro o stai fuori. Se la Lega andrà al governo, noi usciamo. L'uscita dall'euro, dall'Europa, non sono all'ordine del giorno. Rock o lento, felpa o cravatta, antisistema o rassicurante, quale dei due Salvini è più adatto per coronare il sogno del capitano leghista, diventare presidente del Consiglio? Chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri. Nella calda estate del Papete il tentativo di ottenere le elezioni per arrivare a Spallati a Palazzo Chigi si è rivelato un boomerang, così anche la campagna muscolare per le regionali in Emilia Romagna. Buonasera, ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. Nell'ultima parte del 2019 il capoleghista ha cercato di mostrare un volto più rassicurante. Incarica il professor Draghi, per quanto riguarda la presidenza della Repubblica rispondo come risposi quando mi fecero la domanda, why not? Se vogliamo salvare l'Italia fermiamoci e mettiamoci in un tavolo con un comitato di salvezza nazionale. Campione di consensi in Italia, Salvini ha suo tallone d'Achille nelle amicizie internazionali che si è scelto. Lui è il mio eroe. Io qua mi sento a casa mia, in alcuni paesi europei no. Sono proprio le difficoltà nei rapporti con le cancellerie occidentali, secondo molti osservatori, a indebolire le sue chance di diventare primo ministro. Si fa vedere in un balcone dove aveva l'abitudine di mostrarsi Mussolini. Questa non è una cosa neutra, non è ingenua. In Lussemburgo, a Parigi, c'è un po' di gente che parla vanvera. Negli ultimi mesi non lo si è visto più imbracciare Mitra come faceva da ministro dell'interno e ha scelto un moderato e atlantista come Giancarlo Giorgetti per dirigere la politica estera della Lega. Sull'economia invece Salvini deve ancora decidere quale strada prendere. La scelta dell'uomo che dirigerà il dipartimento interno della Lega sarà indicativa. Un ministeriale come Massimo Garavaglia o un euroscettico come Claudio Borghi? Di mettere al centro il lavoro, la famiglia, l'uomo e la donna, e non solo la finanza, i numerini.